Buongiorno a tutti. Ciao, come andiamo? Oggi è una giornata da sonno. Io ho dormito come nell'acqua, ho dormito tantissimo. Cioè, non è vero, tantissimo. Però mi sembra di aver dormito tantissimo. Allora, ecco la Barbara, ecco che arrivate. Dai, arrivate su. Io vi faccio vedere la mia colazione di oggi. Sono arrivate le nettarine. Allora, che ci mangiamo oggi? Pane ai 8 cereali che fanno nel panificio sotto dove lavoro. Ed è molto buono, mi piace. In realtà è il preferito di Matteo. E poi ci ho messo sopra serenamente dei fiocchi di latte e sopra una pesca tagliata. Fine. Potete farla cadere come ho fatto io, così è più realistico. Molto bene. Molto buono. Come stai? Bene. Sembra mal di testa, ma bene. Che raccontate? Ciao Teresa. Voi che avete mangiato a colazione? Se l'avete già fatta, ciao Francesca. È buonissimo. La semplicità paga sempre. 3 giorni di emicrania, bello, eh? In realtà io non ho più i giorni di emicrania e quelli che no. Ho un limbo in cui ce l'ho tot ore al giorno, tutti i giorni o quasi. Non spasso. Oggi avevo particolarmente sete e oltre all'acqua ho preso anche una tazza di bevanda vegetale perché oggi ho sete. Ecco, una cosa che dovete fare è bere, sempre, perché ve lo dimenticate. Fa un caldo boia, dovete bere. Molto buono. Oggi, molto buono. Poi se state bravi vi faccio vedere una cosa. Silvana ha mangiato il porridge con anacardi e un quadretto di cioccolato fondente, buono. Dai, la volete vedere questa cosa che ho qua nascosta? Teresa dice di sì. Qualcun altro? Allora rimane lì, se non vi interessa. Maria dice sì. Dai, vediamo se c'è qualcun altro che ci dice di sì. Anche la Silvana. Potrei valutare di farvelo vedere. Ma dopo la merendina. Ciao Giulia. Cadono i semini dal pane. E io devo raccoglierli perché è uno spreco. Questa colazione è simpatica, fresca. Siamo curiose. Vabbè, colpa mia, vi ho detto, volete vedere una roba? È ovvio che siete curiose. Sarei anch'io. Va a fine colazione però, perché sennò sporco tutto.
Vabbè, dai, lo faccio vedere subito. Vi presento Baby Ricciardina, che aveva le gambette su e stava comoda, comoda. Carina, eh? Allora, vedete, i piedi sono qua e lei se li sta tenendo su perché si stava facendo tantissimo gli affaracci suoi. E questa è di profilo. E così avete visto anche Baby Ricciardina. contenta che vi piaccia. Grazie per i vostri messaggi, mi fanno sempre piacere. Chi vedrà direttamente da YouTube, sono tutti cuori, felicità. Quando arriva la baby? La baby arriverà all'inizio di novembre. L'avevi intuito. Beh, non è che possono essere tante cose, eh. Nome della Ricciardina? Baby Ricciardina, all'anagrafe. Così quando crescerà le potrete dire, nessuno può mettere baby in un angolo. Almeno questa coglietela, non è nerd, eh. E anche oggi si è fatta l'ora, quindi io e Baby Ricciardino andiamo a fare cose e con chi ci vedi, con chi c'è ci vediamo in studio, con chi non c'è ci vediamo qui e noi ci vediamo domani. Ciao a tutti.